Eccoci, che Sam. Bene, sì, è arrivato anche questo momento della settimana. Esatto. Freschi, freschi e incipollati. Ciao a tutti, tutti quelli che ci saranno. Hai dato già un hint, un suggerimento. Allora, ciao a tutti. Come avrete notato, tra le tante cose giuste che faccio nella mia vita, ho anche messo il countdown sbagliato, ovviamente. Perché ho messo... Ah, guarda che c'è l'Eluzza pure, c'è l'Eluzza! Perché ho messo il countdown sbagliato, l'ho messo che finiva alle 8, così. Perché ero sul... Stata larga, ma andata. Perché ero hai regalato sul... tavola? Ero sul fuso di Londra. No, di Londra, ero sul... Non lo so, io no. Non farei altri errori così in te, io sono sbagliato l'aria. Oh, ti faccio notare che c'è Giuditta che partecipa, quindi non sta lavorando. Ma esatto! Giuditta! Oggi non è giornata, Giuditta, torna a lavorare. Cioè, oltre ad arrivare in ritardo, cazzo, non rispettare. Guarda che lo dico a Giulia. Non rispetto gli orari. Perché non si trasula col telefono al lavoro? Ehi. E sì, non gli abbiamo manco messo la connessione. Mamma. Eccoli! Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Come state? Bene, voi? Molto bene. Giulia, come va la coscienza? La settimana... Il futuro di Giuditta sulla coscienza. Beh, a parte quello, una settimana abbastanza intensa. Siamo gialli anche la prossima. Okay, è ufficiale? Sì, è ufficiale. Sì. Però ecco, gli ultimi 3-4 giorni sono stati un po' di pathos, senza capire cosa fare. È veramente assurdo, assurdo. Quindi raccontateci, diteci subito le info di servizio per il weekend. Chi vuole Info di servizio, sicuramente adesso, cioè tipo stanotte, pregheremo in cinese tutti i fornitori di consegnarci la merce lunedì, perché ovviamente fino ad oggi alle 15 non si sapeva se saremmo stati aperti o no. Quindi... adesso noi spegniamo i riflettori da sabato pomeriggio alle 15 fino a lunedì pomeriggio, siamo via 2 giorni. Questa però non è un'info di servizio, sì, non è che chiami qui per prendere il brunch domenica mattina, siamo chiusi per questo volta. Weekend siamo chiusi, okay, ma da martedì operativi, martedì, sabato qua al bistrò e domenica delivery del brunch. Ma quindi per farmi un po' i cazzi vostri, dov'è che andate? Portiamo ai bambini a svernare a Bassio. Ma poi ma li lasciate lì no, ce li riportiamo anche indietro. A meno che non me li scambino all'autamente con qualcosa di interessante. Il programma è di riportarli a casa, ma vediamo. Comunque, non posso iniziare senza chiedere cosa è successo al ciuffo del chef Rotini. Non lo so, guarda, è da ieri sera che ho messo su, non lo so, anche stamattina è così. Cos'hai fatto? Oggi, stanotte, non lo so. Hai messo la mussola? lì, non lo so, il cappellino poi mi che mi schiaccia. Non so. Vabbè, ultima cosa, ti ringraziamo un sacco per il servizio che ci hai fatto, Giulia. Io avevo solo bisogno di un input esterno per poter chiudere questa discussione e quindi grazie, ti ringrazio. Ti porterò qualcosa, perché non lo sapevo, cazzo, avrei lasciato qualcosa in negozio per te da ritirare come regalo. Ma che mi dovete lo stesso servizio. Io vengo in motorino quando vuoi controllare. Ok. Va bene. Questo. Allora, facciamo un recap degli ingredienti. Ok, ma sono pochissime. Allora, un piccolo porro. Ok, che noi non abbiamo la cipolla, quindi porro noi. Esatto, però indicativamente ci andava la cipolla. Ok. Chi ha preso il kit avrà la cipolla. Carota, sedano. Ok. Ce l'avete? Brava. Oh, yeah. Verzina bella dentro. La mini verza. Dai, comunque sono troppo carine. Sono dei bouquet, dei mini bouquet. Esatto, sì. Se mi risposo, mi risposo con la mano. Mi sposo col cavolo. Esatto. E salmone. E salmone, esatto. E sì. Non c'è bisogno di avere il pesce intero, ragazzi. Cioè, ma che domanda è? Ma chi è che l'ha chiesto? Ma che pesce intero? Ma chi l'ha chiesto? Io che figura ti fa fare, vedi?
Ma noi sappiamo il trance, io ti ho detto va bene anche il trance, tu mi hai detto sì, Giulia, eh? Certo, ma certo! Ma quello è un filetto di salmone. Sì, vabbè, ma perché voi siete. Ho capito, ma lì proprio. Oppure noi avevamo il salmone intero, questo no, questo è un quarto del nostro salmone, tra l'altro. Mamma, come sei la mia, guarda, già inserire. No, ma perché scusami, un salmone sono più. Beh, l'importante è il peso, non è la pura la fatta. Un salmone intero quanto è? Il salmone intero quello tra i 6-7 kg. Cioè, 6-7 kg di salmone vuole comprare. Beh, no. Guarda che noi abbiamo mangiato tutti i flan che abbiamo fatto in una volta sola. Tu dici, poteva essere utile. Ma proprio deve essere interessante spilettare il salmone e fare il prossimo. Ah, infatti, dove la finiamo ancora qua? La prossima volta. No, info di servizio. Dalle prossime dirette. Adesso, che saremo... Sì. No, voi così ve lo dico. Vai. Che faremo comunque di sabato, se siete d'accordo. Perché tanti nostri clienti il venerdì lavorano, poverini. Guarda, noi non facevamo il sabato per non accavallarci però, la vostra. Per non lavorare. Lo so, infatti, sera. Ma faremo una sì, una no con voi il sabato, così riescono a seguirci anche chi il venerdì non riesce. Va bene, la fate con la Camilla, fate la diretta con la Camilla il sabato sera. Va bene, quello che vuoi. Perché tu il sabato? E probabilmente, ragazzi, faremo dei kit un po' più elaborati con delle basi pronte. Per dare un pochino il valore aggiunto a chi compra il kit, perché sennò chi compra il kit non è abbastanza avvantaggiato. Hai ragione. Devo dire che mi trovi d'accordo. Oggi ne stai imbroccando una dopo l'altra. Sì, ma guarda che è tutto il pomeriggio che gli rompo le palle. Abbiamo partorito questa idea 30 secondi fa. Però può essere un'idea per uno incentivare, è tardi. Incentivare l'acquisto del kit in modo che comunque sia il nostro tempo, che il nostro non lavoro, ti sto spingendo a quanto parli. Che il tuo lavoro sia. Non ti sto spingendo, ragazzi, è insopportabile, ma io vado. Non la spingo, ma stasera. Tu mi come le ma infatti non era sicura vediamo perché a un certo punto secondo me la lateralizzazione arriverà. Ha detto che non lo vuole fare, ma si sta trattenendo, vedi che si tiene perché si sta trattenendo. Comunque vabbè, i dettagli poi in settimana ve li specifico. Sì, cioè, dai. Prego, allora ci puoi po'. Me ne devo proprio andare. Io non l'ho spinta via, l'ho soltanto accompagnata. Gli ha indicato la via. Esatto. Allora, dai, chef, su, cavolo farcito. Ricetta facile ma lunga. Ma lunga. Ok, molto bene. Allora, subito due pentole d'acqua a bollire. Grandi o piccole? Allora, una media, che questa volta usiamo noi, dove faremo sbollentare le foglie della verza. Scusa, fammi vedere cos'è per te media. Siamo all'intorno ai 25 centimetri. Mica, per me quella è grande. Vabbè, allora due da 25 centimetri. Due così da 25 centimetri. Allora, tanto sono le uniche due che abbiamo. Le due grandi, Luca. Ok, ci che siamo. Lui che se la mena dice che sono sì, certo. Piccole. Vabbè. Poi. Le accendiamo. Tutte e due al massimo. Acqua, piene d'acqua? Sì, allora, piene d'acqua. Nel senso che allora, in una, che è quella che uso più grande, andiamo a fare il courbouillon. Il brodo vegetale in cui poi andremo a cuocere il nostro cavolo farcito, mentre nell'altra va bene normalmente acqua leggermente salata dove cominciamo a sbollentare le verze. Ok. Va bene. Il brodo quando ne facciamo? Cioè, hai un litraggio per il brodo? O... No, il brodo è per la palla intera, quindi la palla sarà di circa una la palla sarà circa grande come la nostra verza, qualcosa di meno di questa verza qua, ok? Quindi più o meno ci deve stare questa immersa dentro la pentola di brodo. Ok? Quindi allora, questa qua, se ne mette una pentola così, viene circa a metà. Perché sennò l'acqua esce. Ok, giusto. Okay. Quindi non la straviare, perché poi quando mettiamo dentro la verza sboccia l'acqua. Quindi questa bisogna lavarla per bene. Allora, per prima cosa mettiamo sul brodo, quindi sedano e carota, cipolla o porco in questo caso, e mettiamo sulla lavoriera del brodo. Porco un pezzo, non tutto ovviamente. Ho una domanda, ma la cotta intera? No. Ah, ok. Allora. E quanto visto che c'ho il porco, uso soltanto la parte finale. Che è quella più saporita, neanche tutta tra l'altro, perché tanto. Bravo. Allora,
Ciao Ariel. Ma questa è la cosiddetta dote, non si chiama dote? Il mix, cioè la base per il brodo vegetale. È un po' patriarcato chiamarla dote. Dote, sì, esatto. Comunque ragazzi, dobbiamo dotarci di microfoni, eh? Cioè è ufficiale. Sì, io comprerò il microfono. Sì. E... Esatto. È vero, noi uno ne abbiamo, però c'è il filo. Cioè, Lo so, però diventa un po' complicato e mi chiedo se a riguardare le dirette è tutto chiaro. Sicuramente no, a me l'hanno detto in negozio che non è chiaro, ma perché facciamo troppo casino. Ah, vabbè. Allora, per due torte mettiamo nel brodo, una presa di sale. Allora, ok, sta parlando con te. Sì, lo sto facendo. Ciccio, aspetta. Una presa... Sta parlando, sì, sì. Un po' di sale, ha detto, un po' di sale. E una presa di sale, anche nell'acqua della merza. Anche nell'acqua una presa di sale. Perdonami, la sì, sì, sì. Viva, ci vuole una parola. Tutta? Sì, sì, tutta. Ok. Ci dedichiamo a pulire la merza. Così sì. Ma scusa, la cipolla tu la tagli o la metti dentro intera? Qua sono tagliate in due. Tagliate in due. Ok. Allora, casualmente giusto. Abbassa un filo nella cosa così si vede. Io? Vai. Adesso prendiamo la verza. Allora, girata al contrario. Tiriamo via la parte centrale, il torso. Ok. Tiriamo via le foglie esterne. Allora, le prime foglie che sono le più dure non ci servono. Ok? Ok. Le usi domani per la torta salata. Sta. Quelle sono toste, eh? Quelle in minestra, niente. Minestra, sì. Ma non cotte tanto. Aspetta, aspetta, devo togliere il torsolo. Ma quanto vado in fondo a togliere il torsolo? Un pochino, no, poi... un paio di centimetri. Sa. Dov'è? Cioè, non si deve disfare la verza. Niente, non troviamo più il torsolo, ragazzi. Via. Cioè, non riusciamo neanche a stare dietro. Cioè, buono che voi non avete un ristorante, comunque. No, però la sta spiegando tutta, quindi non è un problema. Allora, ho recuperato il torso, è così. Non deve stare unita. Ok. Ok, perché se poi devo riuscire a spiegare... Beh, dai, ci sta. Va bene, bravo. Ok. Quindi... Sì, non è neanche errata. Allora, perché no, esatto, io non l'ho lavata. Adesso la laviamo, Anna, si è mangiata una foglia cruda. Con un po' di terra, fa bene, sono sali minerali. Ma sono quelle centrali. Ma queste poi sono bio, no? Sì. Queste sono pure bio, voglia. Sì, ma però la terra è terra. No, ah, però si dice terra bio. Sali minerali. Vuoi mettere? Poi è terra di Puglia. Vuoi mettere? Sfogliamo. Capito... Oh, ragazzi, mi sono persa. Avete sfogliato tutta la verza? Sì. Ok, quindi quelle centrali e quelle grandi, tutto adesso laviamo per bene con acqua. Con l'acqua, ok, allegate. Niente di nuovo. Io le ho più tardi, prende quelle buone. Ma anche patatina quando la sbucci. Ma tu sei impari o rospignante? Sta lavando la verza, l'ha spogliata tutta. Comunque, noi ovviamente siamo anche quelle esterne. Di foglie. Ma sì, anche perché sono quelle più buone, tu non ascoltare quello che ti dicono loro. No, sfogliata la verza? Sì. Quasi. Okay. Quasi. Ma la tenerezza? Però bisogna lavare. Con i ragazzi, scusate, ma nel frattempo c'è stata l'incursione perché è arrivato il fratello di Luca. Saluta. Ciao. No. Vabbè, si è venuto a recuperare delle quali. Guarda che si piazza. No, perché... allora, l'abbiamo bene la verza dalla terra, bisogna che sia bio, bella sporca. Stai andando fuori. Luca, si vede bene. Hai lavato la verza. Vabbè, scusate, ci chiama mai. Sì, vabbè, vabbè, 100 euro. Mandami su WhatsApp. Sì. Guarda la fattura. Come siamo messi? Sveglia, verza sfogliata, pronta? Tutta sfogliata. La volta se non c'è l'acqua per fare il brodo, ovviamente facciamo un recap. Allora, appena l'acqua bolle, sono lavata bene la verza. Cosa? Appena l'acqua bolle,
Ok, andiamo a sbollettare le foglie. Tutte? Tutte. Ok. Nessuna distintamente è esclusa. Ok. Ma senti, a me era venuto un dubbio. Sì? Per questa ricetta, che onestamente io non ho neanche visto nei dettagli, però servirebbe una verza più grande o va bene anche quella piccola? Allora, la ricetta penso originale, come la fanno in Francia o poi nel film, comunque è una verza grossa, nel senso, quindi è una verza classica, che circa grande così, 30 centimetri, e devi rifarla, e con il concetto che sia alternato alla foglia di verza con il mezzo delle stagioni. Sì, ok. Ma tu attivi devi fare una verza piccola, dipende da come la fai tu. Sai che comunque dovrai lavorare con un contenitore più piccolo, nel senso, il tuo risultato sarà più piccolo, la verza puoi farla come vuoi. Ho capito, ah ok, bene, ok. Cioè non cambia, noi nel delivery l'abbiamo sempre proposta monodose. Quindi mini per una persona, perché sennò altrimenti se la fai grande va servita a fette. Va servita a fette in quattro. Ok. Ma quindi, noi l'abbiamo applicato, invece se ne vuoi intera la puoi saltare in due, se ne montata in quattro. Quindi oggi noi ne facciamo due singole? Bisogna studiarle tutte. Sì, questa, anche se è piccola, è considerata per due. Ok. Normali. Per due persone normali. Beh, quindi non ci litighiamo il bozzolo, facciamo due di bozzoli. No, esatto. In teoria sì, vediamo. Puoi farla anche tu. No, allora, quella che viene di salmone, che sono 500 grammi di salmone circa, ne vengono fuori, ne verrà fuori una che sarà grande come le verze che abbiamo adesso, quindi una palletta così, più o meno. Io non so cosa pesasse la vostra verza, però penso che almeno mezzo chilo pesasse. Sì, erano tutte abbastanza simili, sì. Allora, non l'ho pesata, ma occhio grosso sono mezzo chilo. Allora, una cosa, perché poi mi sono persa. Questa è Elenuzza, perché io so che è Elenuzza, carote sedane in acqua. Dunque, ripeto, faccio le vesti di Giulia. Abbiamo messo due pentole sul fuoco con dell'acqua. In una abbiamo messo la dote, cioè carote sedane e cipolla e un po' di sale. E la lasciamo lì finché non bolle. Nell'altra solo acqua, un po' di sale, dove butteremo adesso le foglie di verza lavate. Giusto? Esatto. Esattissimo. La tua acqua bolle già? No, però siamo vicini. Allora, il prossimo passaggio sarà sfilettare il salmone. Cioè, infatti. Farlo a fettine, il più sottili possibile. Ah, va. Perché tipo... fare, noi dobbiamo mettere aria praticamente dello spessore, non della foglia ovviamente, ma simile, il salmone dentro alternato con le foglie, quindi noi adesso lo vedremo poi dopo. Va bene poi una fondina, una sfretta, sì, la so per dire, una fondina, una sorella. Un sashimi o un carpaccio? No, carpaccio, che sashimi? Ah, minchia, è impossibile carpaccio. Sottile. Noi poi lavoreremo una ciotola fatta così, con dentro il nostro straccio appoggiato. Sì. Appoggeremo le foglie di salmone verza e salmone alternato in modo da ricreare la forma più o meno tonda di una verza, che poi noi chiuderemo con lo straccio alla fine e gli daremo poi la forma di una verza simile. Per voi deve essere sottile il salmone. Madonna, ho capito, ma per noi è un è facile, allora, ma basta... Non è che dovete fare adesso un sashimi, però fa due prosciutti possibili. Ok. Fai vedere un po' tu cosa... Ma secondo te lo devo lavare il salmone che mi ha squartato la tipa davanti a me? Allora, sicuramente via la pelle. Ok. Via la spina centrale. Via la spina centrale. Batti! Faccio io? No. Sì, se no qua. Prima andiamo in... Vabbè, intanto io guardo lo chef. Allora, okay. Vabbè, ciao. Sottile, ma non troppo. Vabbè, il buffo. No, ma l'ho affilato solo oggi, scusami. Tra l'altro, io volevo prendere quello affumicato a fette, così già affettato. Allora, no, ma cazzo, che non è una cosa così sbagliata farlo con quello affumicato? Cioè, ci può stare che sei un supermone... Se è un super formone affumicato, quindi non troppo affumicato, ci può stare, perché comunque il gusto ci può avere il suo perché. No, ragazzi, non ma il nostro è pieno di spine. No. Ah, devi tirare via le spine allora. È una pinzetta? Quella per le unghie o per... Devo prenderla? Per le sopracciglia. Esatto, non volevo dirlo, ma... Vabbè, sopracciglia si può dire, non mica una parola. Sì, no, nel senso... Allora, chi ha preso il kit che è la palla dovrebbe essere a questo passaggio qua, in teoria, adesso. Sfilettare piano piano il salmone.
Pietà, grazie. Carpaccio, fare il carpaccio. Ma io non so manco come tagliare la spina centrale. Allora, fai così, Cami, metti... Lo dividi in due. No, facci vedere il salmone. Tira giù per favore il telefono. Cioè, per capire, Andre, guardati un attimo. Allora. Aspetta. No, allora, semplicissimo. Allora, vedi che è Ragazzi, semplicissimo. Okay. Sì. Ricordo che non ti posso rispondere tua sorella, perché... Esatto. Sono due lombi, no? Li vedi? Sì. Con due punte fini. Ecco, esatto. Allora, partendo praticamente dalla parte in cima, quindi dalla schiena, ok? Da lì devi dividere in due lasciando in mezzo la parte bianca. Quindi esatto, segui la spina, come sei più comoda da una parte dall'altra, esatto. Dividi in due. Tagli la pelle e segui poi anche, quella è la pancia, quindi probabilmente avrà un po' di spina. Segui le spine senza incidere troppo, esatto. Ok, ma cazzo, ma è lunghissima qua. C'è una scatola. È certo, la fine della pancia. Mamma. Vabbè. Che roba okay. Splatter, va bene. Sbatti, per quello Giulia mi ha detto, sì, va bene i pranci, perché volevano sabotarci. Allora, è comodo perché puoi fare lo stesso la petta sottile. No, ma sai cosa pensavo io di come trancio? Cioè, per me il trancio è non questo, che vabbè, ok, ma il trancio è questo, cioè più piccolo, sì, ma sì. Questo. Ah, no, ma è vero, perché in effetti teoria... quello lo vedi come trancio. È la baffa. Cioè, no, la baffa è il pettero, ma quello che si chiama, quello che pensa che sia il trancio, teoria, si chiama danna. Ah, ok. Si chiama? È il trancio, quello praticamente sfilettato, la danna. Quello che avete voi già sfilettato. Chiaro? Ovvio. Chiarissimo. Soprattutto le farò tesoro di queste informazioni. Vabbè, ma non abbiamo uno schemino? No. No. Di che cosa? Di cos'è una danna? Di cos'è... di tutte le parti del salmone. No, ma tutti i pesci hanno una danna, in teoria. Solo che non la chiama nessuno, ma il trancio sfilettato è la danna. Il trancio senza ossa e senza spine? Sì, semplicisticamente la danna, insomma, già si chiama da due mappe di pesce, che sono le due metà del pesce sfilettate in due, aperte al libro, ok? Si creano poi tanti piccoli trancetti, che non si chiamano trancio, perché il trancio è con quello la spina lì, esatto. La danna invece è senza spina. Insomma, lui ha fatto questo discorso per prendere tempo. No, ma per supportare la tesi della moglie, capito? Sono, certo. Sono una combricola questi. Sì. Che sono collusi, uno dietro l'altro. Collusissimi. E quell'altra dietro che ride. Perché tra l'altro lei ha lo stesso sangue, quindi proprio peggio del peggio del peggio. Guarda, senza guardare quasi. Senza guardare. No, sì, qua c'è il gatto che ha scoperto che stiamo sfidettando il salmone. Ma tu lo sai già? Comunque la prossima volta facciamo una manata di cipolle, quindi stiamo a tagliare tipo una cassa di cipolle e vediamo di fare una... Vediamo chi è più bravo. Sì. Guarda che ieri l'ho fatto così tutto il giorno, per 8 ore. No, come è andata ieri? Guarda, ieri è stata una giornata campale. No, infatti quando avete detto che ci voleva carota, cipolla e sedano, io me ne volevo andare. Perché non ne posso ancora più, è stato davvero no, un'estimatura. Io esco proprio. Esatto, allora, senti, le spine più o meno tutte, qualcuna lasciamo. Qualcuna lasciano, comunque non ho più gusto dentro. Ma esatto. Sì. Se hai le parti centrali del salmone, quelle due spine centrali che tolto grosse, buttale nel brodo. Che vanno. Ottima idea, grande. Riccanza. Ottima idea. In effetti c'hai delle buone idee tu sulla cucina. Certo, dà un vantaggio, eh. Chi l'avrebbe mai detto? Allora, questo primo... Acqua bolle? Non ancora, ho appena guardato. Neanche quella per la verza? No. Allora, se tu io comincio a scottare la verza intanto. Sì, ok. Tutto più o meno. Partiamo dalle foglie esterne, che sono quelle più dure. Tanto non ci sta tutto in un colpo solo. Ok. Per volta. Ognuno è il suo, praticamente. Esatto. Povero gatto. Scusa, ma la pelle la... Beh, io la strappo. La pelle toglila, ovviamente, eh? Sì, no, ma nel senso, devo andarci di taglio o la strappo? No, allora, se tu fossi
ma messa quella velocità, prendi, metti la pelle sotto appoggiata sul tagliere in questo modo, sì, con il filetto in alto, e ne prendi un lembo e col coltello lo fai strisciare tra la pelle e la polpa. Ci provo piano, Cami. Tu allontanati. Allora tieni una tu tagli con la destra, quindi dovresti tenere con la sinistra la pelle e vai verso destra col coltello. Lo sta facendo da inclina e fai vedere quanto sono brava. No, dai, tu fallo prima. Lo vedo io, però. Vittoria. Quella. Non vediamo. Brava, alzalo. Ah, oh, perfetto. Bene, perfetto. Allora, il concetto è quello, è perfetto. Quello nel brodo anche lui. Ah, è pure la vantaggio. Ma c'è le squadre. Fa niente. Tanto mica ne mangi, mica lo mangi il brodo, scusami, che te frega. Ah, no, è vero. Beh, ma quello filtro poi. Se lo vuoi tenere, no, no, tenere, eh. Facciamo un brodo della Madonna. Allora. Messo dentro due pezzi. Ah, ora vuole l'acqua di legge. Esatto. Ma le metto tutte? No, adesso, prima le esterne. Poi sì, esatto. Tanto non ci stanno tutte. Mettiamo prima le parti esterne, che ci metteranno magari un pochino di più rispetto alle foglie interne. No, ragazzi, deve essere comunque tenera. Queste mezz'ora mi sembrano belle, belle stagne, quindi lasciamola cuocere un po', eh. Guarda che mi spinge. Sono belle scrocchiarelle. Guarda che stuzzica. Guarda, guarda come si tira il braccio con sette, però guarda, fa così, perché... Perché non ce la fa. Nervoso. Non ce la fa. No, no. Cosa faccio? Spinetti? Un po' delle mezze. Aspetta, solo... Guarda. Sei delle rischie? Sì. Sì, certo. Allora, tagliamo questo salmone bello sottile. Il più possibile, schizza. Due colpi. Lui c'ha questa convinzione che se dà due colpi di lama sul tagliere, tra l'altro rovinando... Ho la bisogno del momento vino. Ma c'è un attimo di pausa? Possiamo fare l'abbinamento sul vino? Sì. Ok. Nel frattempo ricordiamo, stiamo sbollentando le foglie della verde nell'acqua e intanto il brodo... Sedano, però di cipolla e eventuali rimasugli di salmone sta arrivando. Comunque bouillon, visto che siamo visto che il purpurri siamo... il purpurri il purpurri con bouillon. Cazzo, quante ne sai? Allora ragazzi, stasera beviamo questo, che è un pino nero del Trovo Pavese. Siamo su un rosato fermo, ovviamente. Perché ovviamente? Perché diciamo che è un piatto che si prestava più a un abbinamento da un vino fermo e non bollicina, okay. E quindi per il Trovo Pavese questo vino diciamo che si presta molto bene, anche perché è un piatto che ha una intensità di aromi e di profumi un po' particolari che richiedono qualcosa di un pochino più morbido. La mia idea iniziale era quasi di metterci un Riesling, ma poi ho deciso di cambiare perché abbiamo bisogno di acidità, frutta, un po' di morbidezza. Perché con una verza così piccantina e molto intensa di sapore, un pochino di morbidezza non guasta. Però ci vuole anche l'acidità, perché il salmone è bello, bello grasso, bello sapido, quindi contrasta molto bene. Per chi l'ha preso come la Paola, è un vino che io adoro. Sentirei tantissima frutta, fragolina, frutto rosso bello, bello fresco ancora, un po' croccante. Fa ovviamente fa solo acciaio ovviamente, però è un pino nero fatto secondo me da Dio. Ha un colore spettacolare, ha un colore buccio di cipolla, barra quasi salmone, quasi quasi. Ah, pazzesco, sembra quasi passito. Ma cosa stai dicendo? Vabbè, passito no, è un buccio di cipolla. Dai. Ah no, da qua sembra... Sembra ambrato da qua, non so se è ambrato. Sì, non lo è, bene, te lo faccio vedere da più vicino. Sì, è vero, ma non lo è grande. Voilà. Ma che bello. Bello. Ah, è spettacolo, sì. Il naso è spettacolare. Ma vuoi ricreare con il vino bianco e il vino rosso? No, 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 no. È come la specialmente se fatta con il rosso. Con il rosso in cantone e col tavernello un po'. Vabbè, vorrei pulire il bicchiere, da rosso e bianco, ci metto tutti insieme e mi andare. No, 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 no. Ovviamente a quel momento della serata tanto non importa quello che c'è nel bicchiere. Esatto, esatto. Beh, siamo comunque arrivati a quella fase che va bene qualunque cosa. Esatto. Il sorso è pieno, molto pieno, bello avvolgente, con una bella punta di acidità e sapidità ancora che tiene bene.
tenete presente che io questo vino l'ho aperto da quasi 3 settimane, chiuso con tappo ovviamente a tenuta sotto vuoto. Il tuo Paola sarà sicuramente a regime perfetto, nel senso che sarà molto molto con una bella spinta di sapidità e di acidità, e secondo me è l'abbinamento perfetto per questo piatto. A quanto incarta la bottiglia? No, in realtà non ce l'ho in carta, nel senso che ne ho prese poche bottiglie che volevo sbicchierare, però in carta arriva a 23. Ah, beh, poco. Sì, in carta è servito, ovviamente se lo porti a casa 18. Esce a 18, sì. No, vabbè, però nel senso è abbordabile. No, 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 sì, sì, abbordabilissimo. Il prezzo è abbordabilissimo e poi... Insomma, è un prodotto un po' particolare, perché comunque fanno un rosato fermo in Lombardia, non è che ne fanno tanto, soprattutto in Oltre Pavese. È una zona un po' particolare, ecco. Di solito i rosati fermi in Lombardia siamo sulla zona del Garda, sono molto più freschi, più immediati, più fruttosi, più morbidi. No, anche qualcosina in Bergamasca, sì, però è poca roba, diciamo che la zona principale è zona del Garda, più chiaretti, con i vini, insomma. Berza? Se sta controllando Luca, io non ho ancora finito di tagliare le lische da salmone. Ma ci vuole un po' a salmone, le stagelle. Cosa bevete voi, Cami? Il solito brick? Magari anche claro, me è appena arrivato il terzo brick mensile da mia madre. Cioè, io invece del pacco magari da anche rosso. Io invece del pacco da giù ho il cartone da Brisighella. Giusto. È solo quello, per cui costa abbastanza poco. Però scusami, bianchi lì, Trebbiano, famoso. C'è, infatti c'è, posso scegliere tra il rosso, cioè il Sangiovese, o il Trebbiano, sempre in cartone. Ok. Sempre solo. Sono, scusami, però Brisighella, insomma, parte di Albana, Albana famoso. Dipende, da bene, dipende da quanto bene mi vuole mia madre, capito? E direi no, anche perché l'Albano in cartone mi sa che è dura da trovare. Vedi. Quindi no. Allora, Berza, io un po' non ho sbollettato, sto continuando ad andare avanti. Raffreddiamo un po' con l'acqua fredda, così non ci bruciamo le mani adesso che ne prendiamo la costa interna. Ok? Ok. Ma facci vedere quanto deve essere morbida. Intanto che noi siamo qua a squartare il salmone. Così. Morbida. Ragazzi, comunque vedo un sacco di vostri follower che cucinano. Sì, eh? Cioè. Meno male. Un pezzo. Bravi. Si sono, cioè, voglio dire, noi gli insegniamo ad operarsi in cucina con impegno costantemente, ovviamente. Esatto. Diamo il buon esempio. Infatti, no, ho visto. Ma tra l'altro mi chiedevo se quelle storie che fai mentre cucini le registri prima? Come? Le storie che fai, che pubblichi mentre cucini. È un video che registri prima e poi lo pubblichi o ogni 4 storie? No. Registro prima una serie di video, poi quando Luca si siede a tavola per mangiare io mi metto a pubblicarle. Lavorare. Non sbatti infinito. E io infatti che è un lavoro mica da ridere. Sì, diglielo. No, lo so perché mi tocca o mangiare tardi o mangiare solo. E cucinare presto, tra l'altro, ti tocca. Sì, esatto. Tra l'altro. Allora, io la Versa l'ho fatta tutta. Ok. Yeah. Noi ci siamo quasi sulla Versa. No, non ghiaccio. Avete ghiaccio? No, avete ghiaccio? Ragazzi, le foglie della verga? Sì, tutto. Vabbè, vanno raffreddate. Sì, un pochino per non asfaltarsi le mani come le facciamo adesso, non più altro. Ok, però se ho capito bene, acqua e non ghiaccio. Esatto. Bene, allora, deve essere fatto velocemente come ti viene, non è che c'è proprio una regola perfetta in questo caso. Non ci serve che ci sono tanto vanno cotte ancora, quindi. Allora, vi tiro via la parte centrale, ok? Ok, tu guarda. Che pensa a cercare di non romperle, ovviamente. Quindi le lasciamo comunque intere, il più possibile. Ok. Allora. Dunque, se fossimo sul pezzo adesso, prenderemo il nostro torso di questi qua. Sì. Parte, poi li frulliamo e faccio una salsina. Ok.
grande, tieni da parte i tortori. Grande, mini pinner. Mentre cuoce il cavolo verde, facciamo una salsina con i fondoli. Con il fondo e con quello che c'è avanzato, facciamo una salsina. Perfetto, tira fuori il mini pinner, Cami. Allora, okay, dai, spieghiamo. Io devo la parte centrale a tutte. Comunque, questa qua mi sembra un po' più complicata del, della mille foglie. Sì, allora diciamo che non è tanto più complicata, è che comunque è una ricetta abbastanza lunga. Perché sì, abbiamo quattro passaggi. Allora, faccio un piccolo recap perché è rimasto indietro. Allora, vai. Abbiamo sbollentato le foglie della verza in modo che siano morbide. Sì, bene. Piede al dosso, che comunque deve essere abbastanza, esatto, abbastanza morbido. Dopodiché, a fine cottura, le abbiamo raffreddate con un po' di acqua fredda e adesso togliamo la parte centrale. Non essere tiepidi, poi non ci bruciamo le mani quando le tagliamo, basta, non è che nessuna cosa particolarmente strana. No, però mantiene anche un po' il colore, no? Non l'ha fatto ancora. Ah, ok. Quindi, comunque, diciamo, l'anima da togliere, la parte centrale, allora, da togliere, l'anima, esatto, è su. Dove c'è il, dove è sottile, dove, ok, sottile. Perfetto, perfetto, esatto. Solo quello, cercando di mantenere la parte alta della foglia attaccata. Sì, certo, ok, chiaro. Chiediamo se si può combinare una salsa maionese o una salsa d'olio. No, allora, assolutamente maionese forever. No, salsa olandese, olandese, diciamo. Sì. Rottini dice salsa olandese, solamente salsa olandese per... è la maionese col burro fondamentalmente. Sì, però secondo me c'è qualche francese che si gira alla tomba. Era per spiegare velocemente, ma secondo me anche la maionese con l'olio è una maionese fatta con la bagnomaria, con il burro chiarificato, versato dentro al filo, così per alleggerirla un po'. Esatto. Però se ci pensi è bollita a vapore, quindi insomma, ma il piatto è veramente light, Ma scusa, è quella salsa che usano con le uova Benedict? Esatto, sì, yes, esatto. Minchia, ma quanto ne sai, Luca? Questo bravo. È tutti i video di università che guardavo perché non volevo studiare. Noi la facciamo la domenica con le uova, la Benedict nel brunch. Esattamente con la roba lì. Non è una cosa difficile da fare, ci vuole qualche accorgimento, però poi è anche abbastanza veloce, Nulla è per caso. Io ho avuto una salsa di orzo, fa una salsa di orzo, sì. Dica. No, no, niente, dicevo, nulla è per caso. Esatto. Nulla a caso. Ok. Allora, va bene, io le parti centrali piccoline le possiamo lasciare, ovviamente, là, in questo caso. Ok, vai. Guarda il passaggio principale adesso. Siete pronti? No. No, stiamo iniziando adesso a tagliare le verze, Cicci. Bene. Perfetto. Dai. Adesso recuperiamo. Questo dobbiamo fare la crema dopo, eh. Mi dai una ciotolina? Allora, però poi devo... Ok, queste qua le metto da qualche parte. Dove? Già, dov'è che le mettiamo le verze tagliate? Vieni da parte. Da parte. Allora, prendi un piatto. Un piatto. Piatto. Allora, la verza dobbiamo rimontarla più o meno come si presenta, però al contrario, quindi partendo dall'esterno andiamo a riempirla, no? Quindi partiamo dalle foglie esterne più verdi, più grosse, e poi pian piano, man mano, monteremo la verza con, ovviamente, il salmone alternato con le foglie più tenere e dolci all'interno. Questo perché? Perché alternato ci metterà di più a cuocere sicuramente. Le foglie piccole e tenere sono già praticamente cotte, mentre quelle esterne hanno bisogno di più tempo e più calore per cuocere. Lasciando le esterne, secondo me le nostre sono troppo molli. Sì, no, non ti preoccupare. Cioè, più che altro alcuni pezzi si sfaldano. Cioè, si sfaldano. Allora, lasciale intere il più possibile, non è che non essere perfettamente intere. Okay, ma mi chiedono di dare un po' di salmone al vostro povero gatto, che non ne posso più sentirlo sgnavare. Guarda, lascia stare. Allora ragazzi, vi faccio vedere una zoomata di quello che stiamo preparando. Vai. Allora, una ciotolina.
a cui l'abbiamo cercato a dare la forma al nostro cavolo, ok? Quindi, ok. Poi lo straccio umido. Perché così almeno sarà un po' più comodo anche da ok. La ciotolina e le nostre acquari di verza. Prima quelle verdi più scure esterne, ok? Cerchiamo di coprire il più possibile gli spazi in questo modo. Bella sta cosa, figa. Mamma che sbatti. Sbatti mondiale. Però chi non sbatte la Madonna, cioè. Allora ragazzi, chi non ha sbatti di cucinarlo lo può ordinare. Mi scrivete e ve lo faccio trovare pronto. Guarda come coglie la palla al balzo. Ok, abbiamo questo risultato qua più o meno, quindi cerchiamo di tappare il più possibile i buchi. Usiamo le foglie che sono proprio le più giuste, verdi grosse, che sono proprio quelle esterne. Sì. Ok? Sì, umido ha detto. Chef ha detto umido. Allora, un po' di pepe. Ok. Un po' di olio, Giulia, che c'è dietro di te, per favore. Olio. Sì. E cominciamo a tenere col salmone dentro. Quindi cosa facciamo? Salmone sottile. Lo appoggiamo dentro in modo da fare... sì. Ma scusa, ma non si... cazzo, ma a noi si arrotolerà tutto sul fondo. Vabbè. Calma, allora parti dal fondo e poi lo appoggi di lato, così. Bravissimo. Devi riempire, non te ne frega che sia perfettamente... cioè, fatto in modo simmetrico, geometrico, come ti ho detto. Ok. Anche a me, vedi allora. Che comunque... Rotola giù. Rotola un pochino, è per quello che è difficile fare questo piatto. Poi, se usi i pezzi più grossi in alto, allora il primo strato è più difficile, poi dopo pian piano che sia più sottile è più facile. Ma scusa, ma quanto va di sovrapposizione con le paglie di verza? È il meno possibile. Cavallo un po'. Sì, ma non troppo, in modo da avere senza, non avere spazi aperti, ovviamente. Il più possibile, nel limite del possibile. E a cavalli proprio lo stato indispensabile. Guarda che ti faccio vedere, aspetta, vedi qua? Questa sì, è una sì, e questa sì. È l'altra, cioè due dita di sovrapposizione sì, ma al massimo. È perché a me non ci stavano, quindi anche se non sono sovrapposti va bene ugualmente. Ma non si spragna quando poi lo apriamo? Vabbè. No. Proviamo. No, io lo faccio, ne ho fatto un bel po', quindi non si spragna, non ti preoccupare. Adesso pepe sale in teoria no perché questo... sapone allora la verza non qua. La saliamo ok comincia col salmone okay. Il salmone pepe. No ha detto lui non ha messo dopo il salmone il sale il pepe l'olio no allora, ha ragione Luca ha ragione sale Luca. No sale non l'ho messo ho messo pepe e olio soltanto sulla verza esatto la verza è già salata perché è stata salata in cottura. Quindi non avrà bisogno adesso di averti salata. Taglieremo poi il salmone. Mamma che sbatti sta cosa. Ma pure sì, sul fondo? Sì, guarda. Sì, è vero. Anzi, ha detto parti dal fondo così poi si muove. Quindi stiamo facendo un chirashi. Esatto, un chirashi. Esatto. Un chirashi francese. De no altri, esatto. Chirashi. Chirashi. Ok, più o meno, no? Ok, lo finiamo a chiudere e devo chiudere la palla. Adesso mettiamo sale. Chi è che dice che si capisce poco? Qualcuno che ha ragione, nel dubbio. Sicuro, no. Ok, secondo strato, quindi ho salato il salmone. Ok. La prima foglia di verza, che sono ancora quelle un pochino più esterne. Allora, le foglie di verza in questo caso sono un po' grandi, quindi non so, piuttosto le tagliamo, ecco. Nel senso, magari una tagliamo in due. Guarda, io ne sto usando due. Viene. E una taglia una la sfilo proprio, quindi che l'ho tagliata. Okay. Un po' così, io un po' di sale, detto chef. Sale. Poi pepe, olio. Vai. E andiamo avanti. Adesso è più facile perché comunque... Ti stai maledicendo, Cami, che hai deciso di fare questa ricetta? No, lasciamo perdere. Non mi ricordo più com'era. Una bella pastina in bianco, Cami. Sì. È la via facilissima proprio. Sabato prossimo, stelline e Filadelfia. Formaggino mio, mamma mia. Esatto. Mamma mia, che ricordo. Quanti ricordi? Ok. Ok, dai, ci siamo. Pepe. E olio. Niente burro, quindi. Niente burro, ragazzi. Stasera no. Ce lo mangiamo aperto, ketchup come dolce. Olandese.
Esatto, infatti hai cercato di buttarcelo dentro con la salsa. Io ci ho provato la salsa olandese al burro, però non ce n'è. Però non siamo stati noi, è stata la ragazza di fianco a te che ha detto di no. Ma scusami, ma una cosa che mi è cara, quanti strati di salmone faremo? Perché a noi sta finendo. Allora dovete fare una sciotola più piccola. Allora, mezzo chilo circa di salmone, che voi avete mezzo chilo pulito? Sì. Non pulito, da pulire. Lì sono stati alla fine 3,5 circa, tra la pelle e tutto. Una sciotolina un po' più piccola di questa viene fuori. Ok. Sì, questa però, è una spanna. Sì, sono 22 centimetri, mi sembra. Ok. Ok, sale. Comunque, ragazzi, a chiunque stia cucinando, se viene un po' così cos'ha, settimana prossima ve lo facciamo, dai. Ecco, brava. Lo mettiamo disponibile. Almeno 3 strati, ecco. Per cui vi dico, facciamo un salmone sottile, perché più strati vengono, più bello è. Sì, no, ma tre strati ci vengono. Ah, basta, allora. Ma scusami, però non mi è chiaro poi la conformazione, perché qua stiamo diventando piatti quasi, stiamo perdendo la concavità. Eh beh, certo. Pian piano sì, ma dentro, ma fuori no. Aspetta, non ti preoccupare. Abbi fede. Di, stai buona. Ma sono attiva proprio nel midollo. Stai buona, io. Di, stai buona, ciottina. Ma no, loro non mi chiamano ciottina. No, vabbè, ti chiamano... Non ancora. No, ti è, esatto. Ok, noi siamo arrivati all'ultimo strato, direi. Alle briciole di salmone. Vabbè, anche io, guarda, ci sono arrivato giusto giusto, vedi? Ok, bravo. Quindi, l'ultimo strato va coperto con la verza, giusto? Esatto, se io faccio, guarda, faccio più così, tanto così, lo faccio più piccolo, perché vedi, anche noi era un po' come un mezzo chilo. Okay. Dopo l'ultimo strato di copertura, ancora un po' di pepe e olio? Sì, esatto. Okay. Allora, lo chiudi proprio poi, vedi? Lo tappiamo? Esatto. Tappalo. Cioè, rimbocchiamo nell'esterno, come le lenzuola? Esatto, rimboccalo per bene. Noi con le voglie esterne che ci sono rimaste. Ok. Queste sono anche un po' più sode, quindi... Chi sta cucinando ci dà un feedback, perché cioè... dopo queste si sono persi tutti, si sono silenziati. Sono tutti concentrati, impegnati a... Allora. Tappare. Ma secondo me, vediamo chi va. Dai, così va bene. Guardalo. Ok, olè. Bello. Che bello. Ma non farli complimenti. No, hai ragione. No, dai, ci sta il tuo, ci sta. Non è male. Così, dai. Non è, vabbè, carino, potevi impegnarci di più, Però, no, vedi, ma noi abbiamo finito con le paglie piccole. Allora, sai cos'è? Non è facile calibrarlo, perché comunque uno c'ha la sua ciotola, la verza non sono mai tutte uguali, non è facile. La prossima volta vediamo anche la ciotola nel kit. No, perché io non la faccio così grosso, di solito faccio più piccolo, pensando che comunque mezzo chilo di salmone fosse sufficiente, invece si disperde molto comunque. In effetti anche il nostro non è proprio pieno come avrei pensato di farlo. Però vabbè, sai cosa succede poi comunque? Se lo fai anche più piccolo, tu gli dai più o meno una forma, poi chiudiamo i lembi. Ok, i quattro lembi dello strofinaccio della mussola. Comunque mi piace perché Giulia, tu hai chiesto tappa e una ha risposto tutto ok. Elena ha scritto aiuto con mille. Ok, niente, l'abbiamo stretto, vedi? Guarda. Vedi? Di brutto. Certo, stretto, ok. Ma si stretta. Vedi che la forma... Sta colando l'acqua. Gocciola anche il tuo? Sì, goccia, perché comunque la verza non l'abbiamo strizzata. Vedi che la forma è meno di un cavolo? Sì. È lei. Scusa, devo strizzarlo o no? Allora, lo strizzi un po'. Ma sì, chiudilo bene sopra, chiudilo bene. Dai questa forma bella stretta. Esatto, bravo, così, esatto. Bello stretto, così. Adesso se avete un po' di spago, gli facciamo un bel nodino. Esatto. Sì. Ok. Allora, il nodo per chiudere il cavolo. Oh, questo è duro. Allora. È un nodo del cavolo, proprio. Nel senso che non c'è nessuno di fare un nodo grande.
Ci vorrebbe la batteria come di Central. Grande. Ok. Sul nodo sui nodi è l'unica cosa su cui sono ferrato, devo dire. Sì, ma ragazzi, un nodo qualunque, nel senso non ci serve che sia particolare. Guarda, subito che sminuisce l'importanza del mio nodo. Vai. Fai un nodo. Okay. Fammi una gassa. Allora. Chiuso. Il nostro fagottino è chiuso. Così com'è la mettiamo a bollire. Nel brodo. A testa in giù. Esatto, sì, col ciuffo in alto. Guarda, il nostro brodo è qua. Ma scusa, sta sbollendo. Deve sobbollire, non troppo forte, eh? No, c'è la paginetta. Sobbollire, ok. Aspetta che ti seguo, perché il momento è catartico, perché secondo me è da qui... Ma sai che tu, devi tenerlo giù dritto, ma... Esatto, poi bisognerà prendere un cucchiaio di legno o qualcosa e tenerlo giù dritto. Perché adesso così grosso fa fatica, ovviamente. Che galleggia! Bastardo. Abbassate la... Esatto, abbassate un po' il fuoco, ok. Bisogna cambiare fuoco, bisogna cambiare fuoco. Sì, deve sobbollire, non deve essere, deve sobbollire. Sì, va bene, adesso poi scende la temperatura subito, non ti preoccupare, adesso la nostra è un po' bassa. Ok, quanto cuoce così? Ah, questo qui sarà almeno un quarto d'ora, 20 minuti. Bene. Adesso, sai cosa facciamo, Luca? La salsiccia con il patino. Grande. Aspetta che dobbiamo trovare il sistema per tenerlo pieno. Prendi il ragno, che non è il ragno, però vabbè. Però ci siamo capiti. La schiumarola. Io e te parliamo. La schiumarola. Ok. Allora, dipende, se qual è un ragno, quella è la schiumarola, sì, il ragno è quello che so io. Esatto, quello per il fritto. Esatto. Non sembra qualcosa da so. È che non mi applico. Sai cosa? Esatto. Vabbè, sì, grazie. Tieno così, strozzato. È difficile tenerlo giù perché è molto grosso, quindi avrei bisogno subito di un peso. No, ma scusami, ma se ci metto il coperchio? Così. Sì, esatto, il coperchio ha una pentola uguale sopra, io ci metto l'altra pentola sopra adesso. Mi sembra che anche il mio comunque sta appena galleggiando. Caccialo giù con quello. Guarda che è un bastardo. Infame, questo sacco. Allora, ti faccio vedere quello che ho fatto io. Esatto. Vai. E metterò molto lì, li cuocio o così a bagno maria o a vapore per fare più in fretta. Comunque ti faccio vedere, guarda. Ok? Metodo molto. Cazzo, però così devi lavare due pentole invece che una. Vabbè. Dai, quella di prima, tanto questa qua. Hai ragione. Quindi comunque va lavata. Se che hai ragione, aspetta che metto il telefono nell'acqua, ovviamente. Allora, arrivo Luca, arrivo, aspetta. Sì, ma c'è un botto d'acqua, se lo spingiamo giù sta roba qua. Va bene, allora noi ci è rimasto che cosa? Di verza, un po' di torsoli e un po' di pollo. Vai, molla. No, il problema è che si storta, Cami. Vabbè, ma va bene così, perfetto, l'abbiamo fatto, anche la testa. Noi abbiamo fatto questo accrocchio. Ah, ok, perfetto. Okay. Che sciamocheria. Esatto, questo molto è proprio francese, un metodo molto francese. Scientifico. Un metodo alla bella dentro, direi. Quasi. Allora, dai, mini dinner. Quindi allora, prendiamo, ti è rimasto un pezzo di porro? Di porro? O di cipolla? Sì, ma quello del brodo o altro? Anche esterno, cioè io il porro non l'ho finito, ovviamente perché avevo tanto. Ho messo un pezzetto nel brodo. E la loro cipolla, guarda che pieno di terra. Adesso non l'abbiamo. A piedi, cotto o cruda? No, quella cruda meglio. Quella cruda ovviamente. Allora, cruda, quindi... Noi abbiamo un porro. Sì. Un porro, quello che vuoi, meglio ancora il porro, sai? In casa di un ballo dentro non può mai mancare un porro. Questa è un'improvvisazione. Sì, sì, questo è un attacco d'arte. Art attack. Ok, diciamo. Io lavo il porro. Sì, l'altra è tutta nel brodo. Olio, ah, padella qua. Sì, piccoletta, non è tanto grande. Ok, padella, via, olio, via. Un pezzo di forno dentro lo mettiamo dentro a striscioline, giù. No,
grossolana, però potritiamo tutto con il mini pin, quindi non ci interessa. Ok. Lo facciamo appassire. Ok. Ma indicativamente quanto porre messo, scusami? Quanto ti piace? Hanno messo dentro del tuo poco cioccolato, sì, un 3 dita circa. Ok. Fai questo che devi appassire, fai questa parte qua. Anche un po' di più che a noi piace. Allora, pentola calda, sì, l'ho messa qui. Divina. Facciamo appassire il forno. Tu ora cosa fa lui che poi ci lascia indietro, come al solito? No, sta facendo appassire, dai. Piano piano, appassire. Tanto abbiamo ancora un quarto d'ora, perché qua c'è quello lì. Esatto, qualcosa dobbiamo pure farlo. Faccio a pezzetti anche, le scale rimasugli della verza, sono i torsoli e una foglia che mi è rimasta. In quelle corte, ovviamente. Sì. Io c'ho anche il cervellino che è rimasto. Meglio chiaro. Allora, noce, quella rossa è meglio chiara in questo caso. Per uscire proprio è una... Vabbè, c'è... ma se c'è solo rossa... Va bene anche un po' di rossa, cioè. Va bene, alla fine va bene. Saliamo. Ma così va bene di verza troppa roba? No, no, va benissimo, va benissimo. Butto. No, aspetta che appassisca un pochino il... Troppo tardi. Benissimo, allora fai passare tutti insieme. Che faccio? Lascio? Esatto. Dopo che hai già apprezzato. Esatto. Allora, il sale della verza in teoria c'è già, però un goccio di sale nel forno c'è. Sì. Allora, l'olio non manca. Cos'altro ci dobbiamo preparare? No, basta, così poi serve mini pin e un bicchiere per frullare, basta. Ok. Dici poco. È una speziolina. Facciamo una salsa di accompagnamento e metterci sotto. Okay. Ok, è comunque un piatto asciutto. Ok, nonostante quella salsa. Ok, questo sta andando. Devono cuocere i cuori. Adesso sono abbassiti un po'. Io aggiungo la verza. Ci mettiamo un bel bicchiere d'acqua. Io saliamo. Gli metto l'acqua della verza. Io. Brava, che lì è quel colore. Sì, buona idea, Cani. Brodo sani pesce. Non so se metterci quello lì. Metteci io, ci metto dell'acqua del rubinetto. Buonissimo, brodo della fonte. Vai tu, sapevo. Ah, ecco, guarda. Sono la pelle del pesce. Un po' di sale. Lasciamo andare a bollire, deve prendere a bollore, deve cuocersi un po' praticamente. Okay. Tutto il mettere un po' il fuoco? Guarda la Giulia. Fuoco al massimo, fuoco okay, al massimo. Okay. Guarda la Giulia sta sistemando, guarda la Giulia che sistema che dà il suo tocco, la Giulia dà il suo tocco. Il tocco mancino. No, ma soprattutto guarda il baffo del Rotini che trema che dal nervoso. Tutto, dice, ma chi è questa qua che si impadronisce? Che caccia la padella. La mia padella. Esatto. Lui aveva detto, tutto quello che è tuo è mio e viceversa, Un giorno. Sì, ma dicono tutti così. No? Il passaggio con lui non lo ricordavo. Anche viceversa. Scusami, allora Patrizia chiede, avete messo porro e quello che è rimasto della verza, cioè i torsoli? I torsoli e qualche fogliolina avanzata. La roba verde che è avanzata dalla verza, i torsolini. Sì, solo quella cotta, quella cruda no, ovviamente. Cioè, quindi le no, foglie certo. Quelle più dure, che non vanno bene, perché se ne stiamo, vanno fatte in minestra. Bisogna usare un'altra cosa. Fare una minestra, adesso panico. Direi che è il momento che io ti confessi che noi abbiamo usato anche quelle. Perché la nostra verza era troppo piccola. Quindi abbiamo usato anche quelle, però sono rimaste tenere, ti giuro. No, allora, il problema non è che non sono tenere, il gusto comunque, l'hai mangiato un pezzettino crudo di queste foglie o in generale della verza, è bella piccante di gusto. Quindi ah, io, ecco, occhio che non sia troppo forte quel poco. Vabbè, ah, ma... ok. Vabbè, ma zio, ma stai parlando di un po' di vino bianco, sblocca tutto, Sì, esatto. Un po' di vino passa la paura.
Comunque, sai che è una cosa? Aspetta che sto facendo un danno. Cosa ho perso? Ok. È una cosa che sorprende chi non ha mai mangiato la verza cruda. A parte che un sacco non sanno che si può mangiare cruda. Sì, è vero. E poi sorprende un sacco quel piccantino un po' senaposo che proprio non si... Uno non si aspetta, però cambia completamente. Molto buona la verza cruda. Anche il cavolo cappuccio. Allora, il cavolo cappuccio è più delicato. Sì, è una cosa più delicata. No? Sì. Beh, bianco no. No? Sì, bianco adesso si trova un po' di più anche nelle insalate mince, si trova un po' di più il cavolo cappuccio crudo. Però, diciamo, è più delicato della verza. È più delicato della verza. Sì. La verza ha un gusto particolare, già non si mangia mai cruda. Però è molto buona la cruda, anzi. Sì, ma è pazzesco perché appunto la verza una volta cotta tendenzialmente è molto dolce, cioè dolciastra. Sì. Cruda invece è piccante, che è buonissima. Ma ha quello scoglio che la gente ha paura che sia quella digestione, oltre che un po' al gusto e quindi fastidio di poi di digestione. Guarda, tra l'altro, mi hai lanciato un assist, tra l'altro, non indifferente. Perché sono in contatto con una ragazza che fa la divulgatrice sui social, ma non solo, ma che soprattutto è biologa nutrizionista. Okay. E le ho chiesto di aiutarci a sfatare i falsi miti, come noi li sfatiamo sulla frutta e la verdura in generale, lei chiaramente lo può fare sulla nutrizione, chiaramente legata a frutta e verdura. Quindi settimana prossima dovremmo fare una diretta con lei in cui ci smonta i falsi miti, tra cui per esempio lei mi diceva un grandissimo falso mito che noi sentiamo spesso in negozio, no, io la frutta non la posso mangiare dopo i pasti perché mi gonfia, tipo mi gonfia la... che invece a quanto pare è una cacata, solo che io non so il perché, lei invece ce lo può spiegare scientificamente. Quindi se ti serve avere delle risposte scientifiche a quello che al ristorante ti dice no, io non voglio la verza cruda perché non la digerisco, fammele avere che poi gliele sottoponiamo. Va bene. Volentierissimo, sì. Sì, diciamo che noi abbiamo un sottobosco di gente con la cruda mistata che ovviamente è difficile perché i gusti personali sono molto molto labili e diciamo ognuno poi dice la sua, quindi se ai clienti non piace, non gusta, non, cioè uno poi ci può avere la sua scusa più o meno fondato ovviamente. Beh, come quello che ti dice che la rucola non la vuole perché non la digerisce, per quale motivo? Sì, poi è vero. Comunque, guarda che pazzesco, cioè da noi c'è gente che preferisce il kiwi verde a quello giallo perché ha più clorofilla e quindi è meglio. E tu dici, vabbè, ok. Che poi sul crudo cosa? tra l'altro non è vero ma no, ma poi vabbè, insomma, però ci sono un sacco di, perché il problema adesso poi finisco il momento filosofico. Esatto, il problema qual è? Sentiamo. Il problema è che me la faceva notare una persona con cui ho parlato di recente, saggiamente, con chi che hai parlato di il recente? Cibo è una cosa che usiamo tutti, no? E quindi tutti ci sentiamo in diritto di dire la nostra sul cibo, perché è una cosa che, sai, non è come appunto un argomento più specifico che o la sai o non la sai. Sul cibo ci sentiamo tutti coinvolti, nel bene, diciamo, ovviamente, che... ma anche nel male, perché tutti siamo convinti di avere la scienza infusa. Sì, diciamo che ce l'abbiamo un po' nell'indole noi questa, dall'allenatore di calcio al presidente. Esatto, bene. Però voglio non dire solo il cibo, all'esperto diciamo... biologo visto il momento. Esatto, esatto. Però diciamo che il cibo è sicuramente una di quelle cose che poi tocca proprio la pancia di tutti, ecco, diciamo. Eh sì, perché tutti mangiano e tutti bene o male cucinano, quindi tutti si sentono in diritto di dire a loro che è giustissimo. Finché poi non prendi la deriva del io so tutto e la verità. Trovi la Camilla. Non continua a sostenere che la tua è meglio di quella di chiunque altro, ma poi dopo insomma... Non esatto, oppure quella di sua madre, quella di chiunque altro. Perché poi esatto. Ci sono fior di nonne che praticamente sono praticamente dei migliori gastronomi, penso, del pianeta. Esatto, poi... esatto. Quello dipende, c'è gente che è un po' più aperta e c'è chi è un po' più talebano su queste cose qui non riesce a... C'è chi anche lo fa un po' per principio. Sì, quello prima esatto. Cucina, perché poi dopo ogni cosa... Per principio è no e non c'è... No, sì, poi diventa un cinepario perché ognuno ha le sue cose, la tradizione a cui è legato, insomma il cibo è anche molto tradizione per noi in generale, quello è un po' difficile anche, poi noi siamo legati a dei ricordi che molto spesso non, cioè, sono soltanto ricordi, non abbiamo memoria di quello che abbiamo messo in bocca quando eravamo 6 anni nella polpetta della nonna, e benché continuiamo a raccontarci la polpetta della nonna era più buona di quella che mangiavamo 6 anni, adesso non abbiamo più buona, probabilmente la polpetta che facciamo noi adesso è mediamente più buona di quella della nonna. Però nessuno ci vuole, poi molti non continuano a sostenere che quello che mangiavano da bambino, perché poi molto spesso qui è un retaggio poi dopo culturale.
quale di ricordo che è un po' passata. Sì, quello c'erano tutti, è roba familiare. Siamo un po' troppo romantici, fondamentalmente. Sì, no, bisogna essere più, ma è vero. Le cose bisogna essere più, un po' più distaccati, soprattutto su quelli che sono quei ricordi gastronomici. Secondo me siamo proprio, bisogna essere un po' più distaccati, perché non c'è proprio materiale scientifico per dire che ti ricordi quello che mangiavi a 6 anni, no. Nel senso, ma non te ne porto, ma anche se ti ricordi che mangiavi quella polpetta in quel momento, difficilissimo ti ricorderai quel profumo, quel gusto e quel sapore. Esatto. In compenso io mi ricordo perfettamente quello che non mi piaceva, anche perché nella mia fattispecie era una cosa sola, ma me la ricordo perché la volta che ho detto letteralmente mi fa schifo, mia madre mi ha randellato talmente tanto che me lo ricorderò per il resto della mia vita. Esatto. E cos'era? Era, ma sai che è l'unica cosa che ancora adesso ho riprovato e non riesco a mangiare? La minestra riso e latte. Mamma, ma sai che non so perché, ma non mi è mai piaciuto, e mi piace sia il riso che il latte. Mamma, è una roba proprio, cioè. Sì, no, poi dopo entra il gioco dei gusti che proprio non piace, non piacere. Secondo me dopo, nel negativo i ricordi sì, poi ti rimangono in bocca, ma perché la cosa non ti piace comunque. Invece spesso quello che ti piaceva da bambino e dici adesso non mi piace più, ma prima mi piaceva perché era più buono, è un po' un falso mito che fosse più buono. Sì. Allora. Chiedono un sunto per la porta. Esatto. Allora, l'attacco è stato un po' di porro che abbiamo avanzato dal brodo, o cipolla, comunque cosa che sia simile. La verza che c'era avanzata, i torsoli bolliti prima, spolentati, e poi una foglia di verza che c'era avanzata noi. Un filo d'olio che l'ho fatto appassire con un po' d'acqua. Appassire, ho fatto praticamente una minestra di verza e porro. Perfettini. Ok. E cotto, quando cotto tutto, trasferiamo nel bicchiere e adesso prendiamo un po' più umido. Un po' più umido? Ma c'è un botto di acqua, nostra, Vedi? Beh, ma il nostro, guarda, c'è un botto di acqua, eh. Vabbè, allora, no, la formula però la regoliamo dopo, nel caso. Ok, va bene. Vai. It's time for Mini Beamer. Vai con Mini Beamer, è in sintonia, quelli non sente niente nessuno. Esatto. Mi mancava. Senti, tu prendi, io me lo attacchi per favore. Siete pronti? Vai, nulla. Aspetta. Come con i figli, uno col joystick che gioca e l'altro col joystick staccato. Questo è il classico bullismo da fratello maggiore, comunque. Eh sì, la facciamo già, proprio succede già. Ma Giovanni è così contento di giocare con la cosa staccata? Amore! Che non se ne rende conto. Guarda, l'unica cosa su cui ci troviamo io e Luca, l'unica, è che siamo entrambi figli secondogeniti, quindi bullizzati dai fratelli maggiori. Pronto? Vai! Vai! Così facciamo in... Arrivo, si è staccato un coso. Ok, via! Vai! Ciao a tutti, sembra proprio un dito la distruzione alla gente, siccome... consistenza deve avere? È un po' liquidita. Crema liquida. Ok, vai. Sbobo. Passato bello morbido. Dai, guarda, faccio vedere, aspetta. Vede che è una zoomata. No, mi è comunque. Ah, ok, sì. Non so che questo scoppia. Passato di verdure lento. Esatto. Devo risale. Se è a posto, non possiamo andare. Allora. Stasera tutti gli altri, insomma, ah, okay. Essere il vino, pensavo chiedessi a noi, lo so già. Allora, il nostro cavolo è pronto, ma ecco, tra l'altro
chef, adesso io mi fido di te e andrei con te in capo al mondo, ma come faccio a capire se è cotto? Ti devi fidare, è cotto circa un quarto d'ora, anzi un po' di più, no, ormai sono quasi 17 minuti in cuoce. Quindi data la dimensione, il fatto che comunque il salmone fosse stato abbastanza sottile, e che comunque per penetrare il calore e cuocere il salmone non serviva che stesse a cuocere 6 ore, ma basta solo che si scaldi e che cuoce, non è che deve sciogliere qualunque cosa di strana. Non è un pezzo di carne che si deve intenerire, diciamo, ecco. Ok. È un po' come il flan, te devi fidare. No, lei certo. Fidare, abbiamo visto. Lì però l'hai imburrato. Lì non l'avete imburrato. Comunque... sappiate che la mia regola di vita è, vabbè, ma se tanto si può mangiare crudo, non importa che sia così tanto cotto. Bravissima. Lo so, sì, comunque è la filosofia di vita. Ci sta. Quindi. Allora. Quindi allora, questo lavoro la ovviamente è fatto da caldo bollente, adesso c'è da divertirsi, perché... Ma tu l'hai scolato e dove l'hai messo? Sul piatto. Sul piatto. Ah. Io ho guardato, mentre tu parlavi. Guarda, cazzo, la bombetta. Ci vorrebbe del ghiaccio adesso comunque questa roba qua. Allora, se lo metti nel ghiaccio, non è vero che potresti non inzupparlo ancora di acqua. Certo? È vero. Quindi asciugarsi praticamente, asciugarsi un pochino. Quindi adesso io lo apriamo, magari sul lavandino così facciamo un pasticcio in giro. Ah, comunque ragazzi, ma adesso che... Guarda, dopo pubblico non come è venuta la ricetta, perché già lo so che ci sarà venuta a noi un disastro, ma ti pubblico le condizioni della cucina. Allora ragazzi, lo apriamo e già sono dolori. Se no, deve raffreddarsi, quindi lo lasciamo morbido, ok? Su così morbido, deve raffreddarsi un pochino, perché sennò non riusciamo a tagliarlo così caldo, capito? Adesso è compatto, vedete? Se è stato stretto bene, però si deve raffreddare un pochino. Ok, ma a scanso lo rimetto nella ciotola? Sì. Vai. Mettilo qua che ti aiuta a tenerlo fermo. Oh no, no, cammi, ti scotti. Vai. Aspetta che uso le forbicine. Allora, possiamo... cioè, la ricetta è conclusa? La ricetta è conclusa così, in questo caso. Adesso deve raffreddarsi... qualche minuto in modo che almeno si possa riuscire a tagliare, ok? Certo, quindi lo facciamo... Faccio ad aprirlo, piano. Lo facciamo aprilo piano, perché adesso è caldo, ovviamente, deve riposare un attimo in modo che si possa... Visto? Vediamo? Aspetta. Fallo vedere, perché sta tenendo la forma, anche se per adesso... Esatto. No, tiene la forma, non ti preoccupare, se l'hai stretto bene, vedi, adesso è un po' sformato comunque, perché vedi che è un po' molle, ma dopo quando tu si raffredda un pochino, poi è fatto, è così. Fantastico. Lo giro sul piatto e le faccio. Io finché non metto nel piatto non ci credo, perché anche i flanchi sembravano venuti benissimo, ma poi... Cioè... No, succede. Ma guarda che è venuto, mi sembra. Guarda, allora fa dare un battitore naturale nel caso, qualche minuto fuori dalla finestra. Ci sono 15 gradi oggi, quindi è un po' complicato. Cazzo, fa caldissimo. Frigorifero, dai. No, frigorifero non si raffredda, ti butta fuori questo caldo. Ci schianta il frigorifero che già. Esatto. Okay. Ma mi schianta quello che c'è dentro più che altro. Manca solo l'istruzione su come cosa faccio questo. Allora, quello lì io pensavo così: piatto che vuoi. Sì. In questo caso l'ho tagliato in due, tanto il cavolo, quello lì, immagino. Sì. Il piatto, un po' di salsa sotto, ci appoggi sopra metà cavolo. No, piatto piano, comunque, in questo caso è meglio. Aia Giulia! Aia Giulia! Aia. Piatto qualunque piano, però. Questo qua è il rosso. Vabbè che oggi ne ha fatte talmente tante buone la Giulia che una la può sbagliare. Esatto. Ma guarda, io sto pensando se presentarmi sabato prossimo. Ma allora, come oggi? Cosa vuoi? Cioè. Allora, già un po' se l'ho guardato. Ok, quindi questo piatto viene proposto come un secondo? Sì, antipasto o secondo? Dipende dalla grandezza. Noi avevamo piccolo monodose come antipasto. Bello! Però se uno ne mangia di più è un secondo completo, perché c'è la verdura e il pesce, quindi ci sta. Ok, perfetto. Paternità di questa ricetta, siamo sicuri che sia francese? Perché noi abbiamo una cliente piemontese, vabbè che Piemonte e Francia sono lì. Sai che non ti saprei dire, in effetti? Facciamo che piemontese, dai. Ma piemontese è fatta col salmone? Allora, vedi che si è... Vabbè, perché i francesi c'hanno i salmoni? Figo. No, però in Piemonte fanno il capunetto, però è fatto con la vera
di carne. Ma magari Rottini mi insegna, usano il San Marino in Piemonte. Sì, sì, insomma. Era la nostra idea iniziale, che poi è... Se vuoi fare il figo, usa il San Marino. Esatto. Parafrasando... Beh, ma che bella quella bombetta. Mamma, che bomba, fighissima. Adesso non si riesce a vedere, perché comunque un pochino, vedi, si è lasciato un pochino andare. Allora, dovevo farla affrontare un po' di più. No, okay. Però è veramente, ha tenuto di bestia. Figo, figo, però, figo. Infatti è, quando tu la chiudi, stringerla molto, anche se perde tanta acqua, perché si stringe, si compatta, poi cuocendo il salmone, ovviamente fa collagene, si chiude e quindi la porta tutto insieme. Che storia. Bello, bello. Bravo. Adesso è una verza. Adesso che ce lo mangiamo, poi faccio il post con... Esatto, fateci vedere l'impiattamento vero, poi, yes. Dopo. Va bene. Ciao ragazzi, grazie. Ciao ragazzi, grazie a voi. Grazie. Buon weekend allora. Esatto. Grazie. Comunque, buone ragazzi, abbiamo mantenuto le 17 persone che ci seguono. Anche da Mini Pimmer. Anche da Mini Pimmer. Sentiamo la prossima volta maionese a Mini Pimmer. Mezz'ora di... Grande. Quella io la faccio sempre, non sto scherzando, eh. Non la faccio mai, ma le faccio. Dai, però vabbè, si può fare un film. Noi penso che faremo quanti chili di maionese a settimana? 3 o 4, penso. Ma 4 chili di maionese a settimana. Vabbè. Allora, magari un po' di meno, magari 2. Però vabbè, però insomma, qual era il nostro... Senza parlare di quelli che abbiamo fatto a Natale. Ah, vabbè, lasciamo stare. Vabbè. Ciao, ragazzi, ci vediamo dopo col risultato. Ciao, 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 ciao a tutti, buon weekend. Ciao a tutti. Ciao, ciao.